Ciao ragazze, ciao ragazzi, ho rossetto tra i denti, spero vivamente di no. Mi faccio sempre questa domanda quando inizio il video. Comunque, in tantissimi mi avete chiesto di fare dei video haul anche un pochino più low cost, perché sapete, io molto spesso acquisto su siti come ASOS, Boohoo, Zalando e quindi oggi, visto che mi sono arrivati due pacchi giganteschi di roba che ho appena ordinato, entrambi oggi, vorrei che c'è anche il gatto Denver, che tra l'altro sta benissimo, fatto tutto, grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, che mi avete scritto, gli hanno fatto la pulizia dei denti, sta bene. Comunque vi aggiornerò magari in un video vlog su quello. Inizierei a farvi vedere il mega shopping che ho fatto. Questi sono siti appunto low cost, ma dove io compro la maggior parte o comunque gran parte delle dei vestiti che ho, sostanzialmente. Ciao Bruno! Non so se lo vedete, sì, un po' lo vedete. E quindi voglio fare voglio farvi vedere quello che ho acquistato. Preparatevi perché è davvero una montagna di roba, ragazzi. Allora, primo, chiamami mio. Allora, prima cosa che ho comprato è questo. Allora, queste sono le cosine di Boohoo, ok? Quindi se volete vedere quello che ho acquistato o se volete acquistare anche voi, basta andare su boohoo.com, mi sa. E comunque non è sponsorizzato questo video, tanto per precisare. Prima cosa che ho preso, chiamo giusta borsa gigantesca. Cioè ragazzi, voi non avete idea di quanto pesi. E questo abitino con le spalle scoperte e a girocollo è stupendo, è tempestato di queste paillette duochrome verdi e blu, io lo adoro. Dietro stessa cosa, e mi sa che di quel genere di abito, sì, se si va a girare le paillette da questo lato il colore è nero, se si va a girarle dall'altro lato invece torna appunto di colore verde. È stupendo, mi piace un sacco questo colore, fa risaltare tantissimo i capelli biondi, gli occhi chiari, ma in generale è anche molto festivo e l'ho preso ovviamente, boh, non necessariamente, perché in realtà è un abito che si può indossare in tante occasioni ovviamente un po' più particolari, però l'ho preso pensando a Capodanno, anche se non so ancora che cosa farò a Capodanno, non ho niente praticamente, né un invito né niente, però ho l'abito, ragazzi, notare. Poi allora il resto delle robe sono robe più portabili in realtà. Poi sto scoprendo quello che ho preso con voi perché non mi ricordo assolutamente nulla. Ah sì, poi ho preso questo cardigan, ma si sa ormai che la mia memoria è quel che è. Ho preso questo cardigan in Piedpool, non so pronunciarlo, Piedpool, ed è appunto semplice, molto caldo, con questa cintura in vita. Gatto Denver, smettila di... Lui si mette sugli scatoloni, li morde e strappa via pezzi di cartone. Ma perché lo stai facendo? Poi ti hanno appena fatto la pulizia dei denti, non dovresti farlo. Comunque, vabbè, lui si diverte. E quindi mi è piaciuto moltissimo questo maglione, così molto elegante, ma comunque anche molto comodo. Poi, e tra l'altro c'è quasi sempre su Boohoo, c'è quasi sempre lo sconto del 40% su tutto, quindi praticamente quello che i prezzi che vedete sottraete un 40%, che è quasi la metà. E di solito il codice è boom, cioè io ogni volta che vado lì sembra che ci sia questa promozione pazzesca che ti invita ad acquistare, in realtà quel codice c'è sempre. Comunque, poi ho preso questi pantaloni, mi sono piaciuti subito, e visto che ho una giacca e un cappotto con questo motivo che sinceramente non ricordo il nome, aiutatemi. Comunque ho voluto prendere anche i pantaloni, sono skinny jeans ed elasticizzati. Di norma tutti i pantaloni che prendo sono skinny, trovo che mi stiano meglio rispetto ai boyfriend jeans o ad altri tipi di taglio, e molto semplici, con la fascia elastica in vita da abbinare magari ad un cardigan o ad un maglioncino nero magari stretto in vita con una cintura. Poi, allora, che cos'è questo? Non ne ho la più pallida idea. Ah sì, ok, questo è... Ah no, in realtà no. Ah sì, ok. Questo è un maglione lungo a girocollo. Naturalmente il materiale delle cose che compriamo su questo genere di siti non è propriamente 100% cashmere, ok? Però a me... per un uso quotidiano e magari so che non mi durerà
per 20 anni, però sinceramente così le che ho preso da ASOS, da Boohoo anni fa sono ancora perfette, quindi insomma sono molto soddisfatta. Maglione lungo da stringere in vita con una cintura un po' oversize, nero, molto semplice. E, mi piace un sacco in realtà indossare magari maglioni semplici, però renderli un pochino più... dargli un po' di movimento con una cintura o con una sciarpa, eccetera. Poi... allora, ho preso, che cos'è? Ah, questa è una camicia di jeans, se non sbaglio. Sì, è una camicia di jeans e questa mi piaceva moltissimo. Ne ho una simile in realtà, forse un pochino, sì, un pochino più scura di questa. Mi piaceva moltissimo perché ha questo elastico in vita, quindi e molto spesso ci abbino appunto cinture anche con questo genere di camicia. Si può indossare sia così da sola, in realtà è un po' un passepartout una cosa del genere, che io vi consiglio di avere sia in estate che in inverno, perché in inverno si può ovviamente abbinare a... a un cardigan o un maglione, metterci sopra un maglione o un cardigan per renderla più calda. In estate si può indossare così semplicemente e insomma mi piace molto. Poi vado veloce perché ho davvero tanta roba da farvi vedere, ragazzi, spero che comunque riusciate a farvi un'idea di quello che vi faccio vedere. Poi, allora, siccome ho un maglione color senape, che trovo mi stia bene come colore, anche se nella mia vita mai avrei pensato di poter indossare un colore del genere, ma anche voi mi fate sempre i complimenti quando lo indosso, quindi evidentemente mi sta decente, allora ho voluto prenderne un altro. E questo, in realtà, dal sito pensavo fosse un pochino più grosso e molto 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 sottile, quindi sicuramente per l'inverno sarà un pochino troppo poco, a meno che appunto non vado a metterci sopra un cardigan, però mi è piaciuto sia per il colore che per il fatto che lo posso indossare monospalla così. Non so perché, ma ho da sempre la fissa con maglioni, maglie monospalla, mi piace un sacco che cadano così e quindi ho voluto prendere anche questo, che appunto secondo me, sì, circa secondo me è un color senape. Poi, allora, ah ok, questo l'ho preso perché mi piaceva tantissimo, anche se non so se è propriamente la stagione giusta per indossarlo, ok? E comunque tutte le cose che vi faccio vedere le trovate sicuramente ancora sul sito, appunto perché le ho appena ordinate. E questo abitino, allora, lo so, è forse più estivo, non me ne frega niente, io lo amo, ragazzi, è rosa con tutti questi pois dorati e poi ha questo scollo con tutti questi volan, abbastanza ampio ma con tutti questi volan, e lo adoro. Gli stessi volan sono anche sulle maniche e lo amo, sinceramente. Se voi siete alte come me, o comunque un po' di più, un po' di meno, io sono alta 1,77, sapete che un abito del genere non potete assolutamente indossarlo come abito, perché praticamente si vedrebbe tutto, quindi io l'ho preso in realtà per indossarlo con i jeans, con un paio di pantaloni. Non escludo di poterlo indossare come abito, devo provarlo, ma di norma gli unici abiti che io posso davvero indossare come abiti sono quelli delle sezioni tall, quindi fatti appositamente per ragazze alte. Tutto il resto degli abiti io devo indossarli come maglie, stessa cosa anche la camicia di jeans che vi ho fatto vedere, probabilmente quella va indossata come un abito, però se avete quasi 1,80 m come me, cioè metti una che ha 1,65 m, che sono 12 cm meno di me, lei può indossarli come abiti, io 12 cm più in su mi stanno, praticamente se mi piego si vede tutto, quindi insomma evito, e quindi io gli abiti, gran parte degli abiti che vedete io li uso come maglie, maglioni un po' più lunghi, ok. Poi, tanto per precisare questa cosa, che è una cosa che ho sempre detestato tra l'altro, perché quando qualche mia amica aveva un abito carino, volevo prenderlo anch'io, e non era veramente fattibile, altrimenti insomma sarebbe stato abbastanza osceno. Poi ho preso un altro maglione, questo è un po' più lungo, anzi parecchio più lungo rispetto all'altro, anche questo se non sbaglio era un abito, è molto simile in realtà all'altro nero che vi ho fatto vedere, quasi mi sono un po' pentita di averlo preso, però non si può mai avere abbastanza maglioni lunghi e neri, perché io amo il nero, si sarà capito, praticamente i tre quarti dei video e tre quarti delle cose che ho comprato probabilmente saranno di colore nero, don't judge me, e quindi ho preso questo appunto, molto oversize, molto comodo. E poi ultima cosina che ho preso da Boohoo.com,
e questo cardigan. Sono un po' impazzita con questi cardigan. Questo ha uno scollo a V ed è di questo colore. In realtà vi devo dire la verità, ci sto rimanendo un po' male, perché il colore che mi aspettavo, se non sbaglio, no, in realtà qui c'è scritto taupe, ma io se non sbaglio me l'aspettavo color cammello. Forse mi sbaglio io, perché ho preso talmente tanta roba tra ASOS, Boohoo e altre robe che ho comprato, che però raggrupperò in un altro video, che non mi ricordo esattamente. Però tutto sommato non mi dispiace, spero sia abbastanza lungo. Comunque sì, mi sembra abbastanza lungo da poterci abbinare anche una cintura, molto morbido, anche questo molto comodo. Unica cosa, spero che come colore mi stia bene. Che cosa mi dite voi? Perché di solito il taupe mi fa sembrare la pelle grigia e spenta. Spero, sì, un pochino sì, spero di risultare decente con questo. E poi, se Gatto Denver si sposta magari, Gatto Denver? No, vabbè, sta sdraiato, io adesso ve lo faccio vedere. Sta sdraiato sullo scatolone, e non si sposta. Gatto Denver? Gatto Denver? Amore mio, ti devi spostare, amore mio, io ti amo. Ti devi spostare, amore mio. Ok, voi non potete capire, è arrivato da ASOS, sono tutte cose, ripeto, che ho ordinato io, non sponsorizzate. Non mi è mai arrivato un pacco così gigante da ASOS, di solito ti arrivano le buste, quelle in plastica, grigie e bianche. Stavolta ho ordinato talmente tanta roba che probabilmente mi hanno mandato gli scatoloni da trasporto, evidentemente. Comunque, allora, organizziamoci, Nicole, organizziamoci. Allora, aiuto. Ok, ci siamo, ce la sto facendo. Prima cosa, vi faccio vedere, questo non è un capo d'abbigliamento, ma è una cosina molto carina che mi serviva, ed è un porta gioielli da viaggio. Mi piace ASOS perché tra i brand c'è anche Ted Baker, che è un ottimo brand, che fa cosine molto molto carine, molto spesso rose, con i fiocchetti eccetera. E questa è appunto una... questo fiocchetto è molto morbida, naturalmente l'ho presa rosa, e ha semplicemente lo spazio per i gioielli, perché ho una... che carino, non avevo visto che ci fossero anche questi, tipo questi appendini con questo spazio, molto molto carino. Avevo bisogno di un portagioielli da viaggio, e quando ho visto questo, boom, mi sono detta mio, rosa con il fiocchetto, è davvero bellissimo. La cerniera, tra l'altro, notare, in oro rosa. Ne ho uno simile che però l'ho usato, cioè che però ho usato talmente tanto che si è disintegrato, quindi da oggi in poi finalmente ne ho uno nuovo. Allora, arriviamo alle cose di abbigliamento che ho acquistato. Ok, oh mio Dio, mi hanno dato l'appendino. Per la prima volta nella mia vita da ASOS mi hanno dato un appendino. Allora, questo è... ovviamente sta cadendo tutto giù. Allora, questo è un cappotto rosso fatto tipo in peluche. Mi è piaciuto subito. Non ho, ho un cappotto rosso che però non è molto invernale, in realtà è un pochino più primaverile, e mi piacciono un sacco i cappotti fatti così in pellicetta. Adesso questo si deve un po' ravvivare, perché ovviamente era tutto appiattito, quindi tutta la pellicetta è appiattita. Comunque mi è piaciuto subito sia il colore che il fatto, comunque indosso sempre aperti io questi, mi è piaciuto tantissimo il fatto che avesse, appunto, che fosse fatto di questo tipo, questa pellicetta tipo teddy bear, tipo orsacchiotto. Però appunto di questo bellissimo colore. Di solito sono molto brava con le taglie, spero di aver... ho preso una 44 italiana perché volevo mi fosse grande, di solito ho la 42. Comunque sì, mi è piaciuto subito, me lo vedrete indossare sicuramente nelle stories, su Instagram, eccetera eccetera eccetera. Poi, allora, ho preso, ma che strano, un'altra cosa nera, Nicole. Potremmo forse meravigliarci che tu... ma perché sto comprando solo maglioni neri? Devo avere qualche problema. Allora, questo è un maglione oversize, questo è piuttosto corto, nero, e adesso che ho toccato Gatto Denver sono anche strapiena di peli, non fateci caso, lo sapete, amici che avete gatti sapete com'è. Maglione nero con le maniche raccolte, molto carino, molto pesante, oversize e molto comodo. Tra l'altro mi sa che è chiaro che ho un sacco di roba comoda, perché questa parola penso sia una costante in questo video. Poi, e credo anche che sia chiaro che ho freddo, perché ho preso solo maglioni praticamente. Poi, altra cosa,
Altra cosa che ho preso è questo maglione. Oh mio Dio, mi sto rendendo conto adesso di aver sinceramente decisamente sbagliato, perché è cortissimo. Cioè, questo è soltanto il colletto, che arriva praticamente a fine maglia. Cioè, ma come posso aver preso una maglia così corta? Non lo so. La indosserò comunque o la ritornerò? Non lo so, devo provarla e poi vedere. Penso che la restituirò, tanto i resi su ASOS sono gratuiti, anche se in realtà a volte vado all'ufficio postale per fare un reso e mi guardano male, mi dicono ma non lo so se basta così questa etichetta, ma in realtà sì, a volte mi fanno storie, non so se capita anche a voi. Poi ho preso questo maglione super oversize verde, mi piaceva un sacco il colore di questo maglione, ho una borsetta che voglio abbinarci, comunque me l'aspettavo anche questo un pochino più lungo, ma non importa, mi piace molto, anche questo potenzialmente si può indossare monospalla, molto carino, forse da un po'... è un po' di quella lana che un pochino si sente sulla pelle, quindi probabilmente un pochino mi pizzicherà. Ho la pelle molto delicata, quindi se un tessuto è un po', cioè ti dà un po' di pizzicorio, io soffro proprio come un non so cosa. Poi altro maglione è questo, praticamente ho comprato maglioni per tutto il resto della mia vita, sono a posto. Ho preso questo color senape, cammello, senape chiaro, anche questo oversize, anche questo però forse un pochino troppo corto, non lo so, devo provare anche questo, sicuramente quello beige però lo restituirò. Poi ragazzi, ho talmente tanta roba da farvi vedere che voi non avete idea, non penso di aver mai acquistato tanta roba da ASOS in vita mia. Poi ho preso questi jeans, a vederli non mi piace tantissimo il colore, ma penso di riuscire ad abbinarli in qualche modo. Mi sta venendo in mente un giubbotto che ho comprato, ma quello lo vedrete in un altro video haul, molto più costoso, ecco, ve l'ho detto, però questi sono di quelli, questi sono i jeans che hanno tipo il push up, mi sembra, sì, push up wonder, e quindi sono molto curiosa di provarli. Voi li avete mai provati i jeans push up? È vero o è tutta una cavolata? Fatemi sapere. E comunque sì, anche questi sono skinny jeans ed elasticizzati. Altra cosa che ho preso, ti prego Dio fa che non sia un altro maglione nero, questo è un altro maglione scuro ma non è nero, questo è bordeaux, pruglia, non lo so, sì, secondo me è bordeaux, comunque è molto carino. Molto morbido questo ci piace, questo è molto soffice, ed è anche questo oversize, siamo sempre là, in realtà dal sito mi sembrano tutti molto più lunghi di quanto siano in realtà. Poi, questo non vedevo l'ora che mi arrivasse, questa è stata una delle mie scelte principali, se così si può dire, e cioè io quando ordino ho sempre delle cose che, allora, metto nel carrello un sacco di cose, certe cose quando le ordino, cioè quando le metto nel carrello già so che le acquisterò, certe altre invece sono in forse, questa era una di quelle che quando ho messo nel carrello già sapevo che l'avrei acquistato, ed è questo maglione con motivo Pied-de-Poule, che io sempre non so pronunciare, questo è corto e mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse stata la versione un pochino più lunga, però ragazzi, questo motivo con questo colore dovevo assolutamente prenderlo, mi è piaciuto subito, lo trovo molto carino, molto elegante, e quindi magari abbinato insomma a dei pantaloni neri, così vedrete, vedrete poi gli outfit che farò. Poi, vabbè, queste ve le faccio vedere comunque, anche se in realtà non sono molto fashion ragazzi, ma sono delle ciabatte e sono queste ciabattine, sì, c'è scritto Dream On e dall'altra parte c'è la nuvoletta rosa, sì, è morbida, sì, è tutta soffice la nuvoletta rosa, vabbè, sì, e ovviamente prendo sempre una large perché io ho il 40 e se prendo la medium praticamente non mi stanno, che tristezza ragazzi. Poi tra l'altro è una vita che mi prendono in giro perché ho il 40 di piede, quindi insomma questo è quanto. Poi volevo giusto menzionare, poi ho preso una camicia ragazzi, praticamente questo haul era due abiti e tutto il resto maglioni, ma ho preso anche una camicia, notare, non avete idea del casino che c'è qui davanti a me, persino Gatto Denver mi sta guardando e mi sta giudicando. Questa è una camicia lunga, molto lunga, mi sto rendendo conto in questo momento, forse troppo lunga mi sto rendendo conto in questo momento, non lo so, devo provarla anche questa, ed è semplicemente una camicia, spero sia cotone sta roba, anche se ho i miei dubbi, sicuramente un po' di elastane c'è,
che è elasticizzata. Comunque una camicia lunga nera, non so se posso indossarla in questo periodo o se è meglio aspettare che sia primavera barra estate, perché morirò di freddo. Comunque appena l'ho vista mi è piaciuta, l'ho presa. Poi c'è questo cappello Baker Boy. Spesso quando mi vedete indossare i Baker Boy, capelli in questo stile, mi chiedete dove li prendo. Ragazzi, li prendo quasi sempre su ASOS, e questo mi piaceva. Tra l'altro ne ho uno in tipo in simil pelle lucida, ne ho uno con il motivo dei pantaloni, quelli grigi a quadri che vi facevo vedere, e poi ne avevo un altro simile a questo. Beh, l'ho perso, non lo trovo più, e quindi, oh mio Dio, mi sta enorme. Non so, molto probabilmente, allora, mi piace, non posso dire di no, però mi sta sinceramente troppo grande, cioè, non so se vi rendete conto, sta veramente troppo grande praticamente, però non so se cambiarlo o no, perché in realtà il fatto che mi stia così grande mi salva il trucco, perché se i capelli sono troppo stretti mi viene la fascia qui, il segno, e si macchiano di trucco, quindi forse potrei tenerlo. Datemi un consiglio. Ok, poi c'è, indovinate un po', io sono la donna dei maglioni, ragazzi. Praticamente quando, quando passi 30 anni, praticamente diventi un po' più noiosa e ti compri solo maglioni. Evidentemente, io non lo sapevo, ma vedendo mi sto rendendo conto. Benvenuti negli all over 30, dove la tristezza si fa sentire e compriamo solo maglioni perché diventiamo freddolose. Mamma mia, oh! Comunque, ho preso questo maglione rosso. Questo però è un po' diverso dagli altri, perché sulle maniche è tipo intrecciato, ok? Beh, concedetemela, questo un pochino diverso così. Comunque molto molto carino, anche questo oversize, molto comodo e anche parecchio lungo. Non ho maglioni rossi, mentre è un colore che mi piace molto, quindi sto cercando di recuperare. Poi, notare che all'interno mi hanno dato anche la busta, che però non era abbastanza grande, perché non ci stava un tubo. E poi, ho preso... questi pantaloni finalmente sono arrivati. Ho preso questi pantaloni che sono tipo gli altri che ho neri, però questi sono Bordeaux, e sono in simil pelle. L'unica cosa, sto vedendo che sono abbastanza lucidi, mentre gli altri che ho sono opachi, che io preferisco, perché i pantaloni lucidi tendono a renderti più grossa. Quindi però li proverò e vedremo come sono. In linea generale mi piacciono, spero siano lunghi abbastanza, perché un altro problema di noi ragazze alte è che molto spesso i pantaloni mi arrivano tipo a così sopra la caviglia e sembrano tipo pinocchietti, cioè osceni, ok? Quindi devo provare anche questi e vedere se sono decenti oppure no, però mi piaceva molto l'idea di avere un paio di pantaloni così in simil pelle Bordeaux. E quindi, questo è quanto. Denver sta ancora là e mi sta giudicando e mi sta guardando male. Comunque, vi ho fatto vedere veramente tutto, sperando che vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche idea a questo video haul, a questo punto se siete freddolosi, perché altrimenti, cioè, non so che cosa dirvi. Comunque, questo è quanto. Fatemi sapere se volete altri video haul di quando faccio acquisti più low cost rispetto ai miei soliti su ASOS, appunto, Boohoo. Questi sono due siti da cui io acquisto spessissimo, quindi posso farvi video haul se lo volete. Bacio, mua, grandissimo mia family, io vi voglio super bene, voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Buon weekend, tanti baci e un mega abbraccio per voi, ciao!